sesto incontro ci siamo domandati: e chi stabilisce che i testi ispirati, cioè i testi biblici, sono questi e gli altri niente? Abbiamo distinto tra testi canonici e testi apocrifi. Io penso che qualcuno in quella lezione debba aver fatto un minestrone enorme, perché quando ho spiegato il vocabolario, cioè la nomenclatura, alcuni di voi sono andati in tilt, perché tra noi e i nostri fratelli protestanti c'è una differenza. Noi abbiamo i protocanonici, quelli che cioè che non sono mai stati messi in discussione e quindi sono stati accettati subito fin dall'inizio come ispirati, e abbiamo i deuterocanonici, quelli cioè che sono stati accettati subito come ispirati, ma non da tutti. Queste comunità che all'inizio non sapevano neanche che esistessero certi libri. Questi libri, dunque, da queste comunità sono stati accettati progressivamente. Questi noi li chiamiamo deuterocanonici. Protocanonici, deuterocanonici. Sono ispirati tutti e due. Protestanti chiamano i protocanonici solo canonici. I deuterocanonici li chiamano apocrifi e per loro non sono ispirati. E abbiamo cercato di capire il perché. Se vi ricordate, uno degli elementi chiave era la lingua. Non è scritto in ebraico, sì, ho capito io. Ma adesso che abbiamo scoperto l'originale ebraico, che fate? 1-2. Per noi sì, sì. Per loro sì, no. Poi noi abbiamo gli apocrifi, che non sono ispirati, e loro chiamano pseudoepigrafi. Quindi la loro nomenclatura è canonici, apocrifi, pseudoepigrafi. Noi abbiamo invece protocanonici, deuterocanonici, apocrifi. Capite che quando in un convegno interconfessionale si adopera la parola apocrifo, vi rendete conto l'equivoco? Perché per i protestanti vuol dire ipotesi, il libro della Sapienza, il libro del Siracide, primo, secondo Maccabei, eccetera. Per noi invece vuol dire, che so io, il protovangelo di Giacomo, l'Apocalisse di Maria, gli Atti di Pietro e via di questo passo, cioè testi non ispirati. Anche per loro sono testi non ispirati, ma equivalgono ai nostri deuterocanonici. Minestrone formidabile. E qualcuno di voi questa confusione ce l'ha ancora. Li passerà, è come il raffreddore. Abbiamo cercato di vedere quali sono le documentazioni più antiche e quindi vedere quel famoso da tutti, da sempre, ovunque, ma vederlo con la documentazione. E ci siamo accorti che la documentazione fin dalle origini ci dà il cosiddetto testo lungo, quello che i cattolici hanno sempre conservato, custodito, tramandato. Poi, nel settimo incontro, abbiamo visto la tecnica, come si interpreta un testo, quali sono le metodologie. E ci siamo accorti che non ci era sufficiente un incontro, ne abbiamo fatti due, per cui questo è slittato a oggi. In questo percorso sulle metodologie, noi ci siamo trovati un po' anticappati, perché l'ebraico è conosciuto da tutti voi, l'aramaico anche, il siriaco, il greco ellenistico, non parliamo poi delle fonti cuneiformi e via di questo passo. E per questo motivo, quando io vi spiegavo questa metodologia, alcune cose possono essere sembrate a voi interessanti, giustamente, altre un po' meno. Però guardate che se noi biblisti non mettiamo in pratica tutti questi elementi, non viene fuori la risposta a queste due domande. Che cosa ha voluto dire l'autore
dello stadio 1, dello stadio 2, dello stadio 3. Oppure, che cosa ha voluto dire il testo e perché il testo ha senso? Sono domande alle quali bisogna dare risposte serie. Per dare risposte serie bisogna passare in rassegna tutti quei punti che io ho cercato di spiegarvi in maniera semplice e sintetica, evitando di rompere l'anima con il testo originale, perché quando si fa un'indagine lo si fa sul testo originale e non sulle traduzioni. La traduzione è sempre involontariamente un tradimento, sempre. Non è possibile portare il genio della lingua di partenza nella lingua di arrivo, perché la lingua di arrivo ha già la sua genialità, è il suo modo di esprimersi. E non dobbiamo mai dimenticare che una lingua è un paio di occhiali con cui quella cultura ti fa vedere il mondo. La cultura ebraica antica aveva un paio di occhiali color rosa. L'italiano ha un paio di occhiali color celeste. Devi cambiare colore. E molto spesso in cambio di colore si perdono alcuni significati importanti. Per questo motivo, Concilio di Trento, nel XVI secolo, proprio per rispondere a Lutero, dicono di non leggere mai la Bibbia senza un commento. Occorre che ci sia qualcuno che conosce molto bene quel mondo, che ti prende per mano e ti dice, per esempio, guarda che quando tu trovi scritto sarebbe meglio per lui non fosse mai nato, non è una maledizione che Gesù lancia contro Giuda, ma sta prendendo una frase del libro di Giobbe, dove Giobbe al colmo del dolore dice sarebbe stato meglio per me non essere mai nato. Il che vuol dire che quella frase non è una maledizione, ma è un'espressione di un dolore enorme. E allora quando Gesù parla così, Gesù è preoccupato per Giuda e dice, povero, ha un dolore enorme. Capite il passaggio dal rosa al celeste? Io mi trovo con il rosa che dice sarebbe meglio per lui non fosse mai nato, ma quello è detto con gli occhiali rosa. Se tu prendi di peso la frase e la porti sotto gli occhiali celesti, dice questa è una maledizione. No, tu devi leggere quel testo e capire cosa significava allora quel testo per colui che ascoltava queste parole. Quando si spiega il Padre Nostro, che è la preghiera che noi dovremmo dire, recitare almeno 3 volte al giorno, buonanotte, vengono fuori di quei pastrocchi infiniti, soprattutto alimentati, questi pastrocchi da certe persone che pur portando la veste non hanno la capacità di capire che cosa vuol dire quel testo, perché leggono un testo scritto in rosa con gli occhiali celesti e quindi vengono fuori dei disastri infiniti. Se invece uno legge il testo originario con gli occhiali rosa, poi fa la transculturazione e legge la transculturazione con gli occhiali celesti, capisce qualcosa. Perché altro è dire Padre nostro che sei nei cieli, altro è dire Padre che ci segui ciascuno personalmente, che segui tutti personalmente. Altro è dire sia santificato il tuo nome, altro è dire tu rendi contaminante di vita la tua presenza tra gli uomini e nella storia. Mi spiego? Ma queste cose qua
escono fuori con la pazienza dello studio, della ricerca, della comprensione del testo originale, non della traduzione. Quando poi si mette di mezzo un certo ordine ricevuto che dice voi dovete prestare attenzione dal testo di partenza al testo di arrivo e basta, il biblista si trova con la canottiera di quando era bambino di 5 anni. Mettere su qui una canottiera di un bambino di 5 anni vuol dire e poi la canottiera ti arriva qua, mica copre tutto. Perché oggi, quando si traduce, è una cosa molto complessa, non è quella che noi pratichiamo al liceo. La traduzione oggi non solo deve tenere presente il rapporto fra testo di partenza e testo di arrivo, ma deve tenere presente che cosa il mittente voleva dire con questo testo a quel destinatario e che effetto faceva in quel destinatario. Noi oggi, prendendo il testo e portandolo nella lingua di oggi, dobbiamo ottenere nel destinatario di oggi lo stesso effetto. Allora è ben tradotto. Vi è chiaro? E qualcuno disse, no, non è importante. L'importante è la fedeltà. Vabbè. Noi biblisti, siccome leggiamo il testo in originale, della traduzione non ci interessa niente. La volete così, ve la facciamo così. Cosa capisca la gente, non lo so. Oggi, invece, faremo una conversazione molto elementare. Faremo l'uso della scrittura. L'uso della Bibbia nella teologia, nella catechesi e nella liturgia. E per fare questo incontro mi sono servito di un documento della Pontificia Commissione Biblica, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, proprio per evitare qualunque tipo di polemica. Perché personalmente sarei molto più severo di quanto questo documento dica, ma proprio per evitare una visione personale del problema, ho cercato la fonte oggettiva in modo che ci confrontiamo con qualche cosa che è esterno a voi, esterno a me, ringraziando Dio, esterno ai teologi dogmatici, esterno ai teologi moralisti, esterno ai catechisti, esterno ai liturgisti. Quindi qui di personale non c'è niente, è un documento ufficiale, buonanotte. Bene. Siamo alla linea 32. La Bibbia costituisce, queste sono tutte frasi prese dal documento. La Bibbia costituisce la base privilegiata degli studi teologici. Non è però l'unica fonte. Proviamo infatti ad andare alla linea 40 per un momento. Il teologo dogmatico si interessa veramente solo ad alcuni testi biblici. Lui non ha la visione completa della scrittura. Quindi non ha la visione completa della problematica. Quando mi hanno chiamato a presentare il secondo volume di Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, c'erano due vescovi, c'era una giornalista dell'Osservatore Romano e io quarto incomodo. Tutto sulla sinistra. Proprio guardando, io ero qui.
poi c'era la giornalista, poi c'erano i due vescovi, i quali e dentro di me ho detto, giusto, ognuno fa quello che può. Mentre le due eccellenze parlavano, la giornalista mi dice, sa professore, dice, lei potrebbe mettere per iscritto ciò che dirà. Gli ho detto, senta, dico, dottoressa, è meglio che lei ascolti prima di chiedermi quello che mi sta chiedendo, perché dico, non si sa mai se le conviene. Quando è toccato il mio turno, io ho cercato di spiegare alla gente la differenza di prospettiva che ha il dogmatico dalla prospettiva che ha il biblista. Quando noi esaminiamo un mosaico, noi biblisti esaminiamo tessera per tessera. Poi esaminiamo parte per parte, poi esaminiamo tutto. Ma quando esaminiamo tutto, proveniamo da una ricerca che sa tutto su tutte le singole parti. E quindi arriviamo ad avere una visione tremendamente critica del problema, dove riusciamo a mettere in luce cose che chi guarda dall'alto solo il grande disegno del mosaico non può mettere in risalto. Questo è il dogmatico. Il dogmatico esamina la tessera, ma che? Esamina per parti, ma che? Lui si mette in alto, dà un'occhiata a tutto il mosaico. Sì, ma tu vedi solo il disegno. Ti manca, per esempio, la tecnica. Noi invece possediamo questo e quello, perché molto spesso il disegno esce fuori in un certo modo perché si adopera una certa tecnica invece che un'altra. E allora tu spieghi il contenuto dicendo è un contenuto orientato, non è spontaneo, probabilmente non dice esattamente quello che voleva perché gli mancavano gli strumenti. E ti accorgi quando uno vuol dire una cosa, ma non riesce a dirla perché gli manca lo strumento. La terra era senza forma e vuota. E lì ti accorgi che gli manca la metafisica. Perché se avesse avuto la metafisica avrebbe detto non c'era. E invece no. In Oriente quando tu nomini una cosa c'è. E per dire che non c'è, allora dicono, ogni oggetto ha una forma, bene, la terra non ce l'aveva. E nella realtà ogni forma ha un contenuto. La mia mano ha una forma, fate conto che ci sia il domo pac, che la riveste, io tiro via la mano, mi resta la forma, vero? Se io ci infilo dentro la mano, su questo guanto di domo pac, io ho la forma e il contenuto. La terra era senza forma e vuota. Cosa vuol dire? Ma capite che sotto il profilo linguistico non ha la possibilità di esprimersi come noi, perché sembrano stupidaggini avere il concetto di nulla. Sembrano stupidaggini avere lo zero. Ma voi provate a fare la matematica senza lo zero. Infatti i romani quando facevano i calcoli riempivano papiri e papiri per la mancanza dello zero. Allora il biblista dice le cose vanno così perché c'è quel condizionamento, perché se non ci fosse quel condizionamento le cose andrebbero colà. Capite che spiegare le cose in questo modo significa avere un tipo di spiegazione. Prendere l'elicottero, andare all'alto e vedere questo immenso mosaico vuol dire che tu spieghi semplicemente la forma.
E allora cercavo di far capire alla gente la grossa differenza che c'è quando un dogmatico entra nel testo biblico e quando un biblista entra nel testo biblico. I risultati sono completamente diversi. Per questo il dogmatico non va d'accordo con noi, ma neanche noi con lui. Allora spiegavo che il Gesù di Nazaret va collocato non nel versante esegetico biblico, ma nel versante teologico dogmatico. Cioè una riflessione di tipo filosofico-culturale, chiamiamolo in termini belli teologico, su un dato accostato non criticamente. Se io leggo un testo e distingo questo del Gesù storico, questa è una riflessione della Chiesa primitiva, e dico, voglio presentare il Gesù storico, che faccio? Prendo questi testi, non questi. Perché se prendo questi secondi devo dire che cosa la comunità apostolica ha approfondito del Gesù storico. Il dogmatico cosa fa? Mette insieme questo e quello e ti dice questo è il Gesù storico. Per lui resta inorridito, perché dice, in questo caso manca quello che è l'atteggiamento storico-scientifico. Dogmatico non dice bugie, ci mancherebbe, perché prende dalla fonte e fa le sue riflessioni. Ma sotto il profilo scientifico e critico c'è una differenza. Che differenza c'è? Ve la chiedo subito così, vedo se siete dogmatici o biblisti. Sto poco a tastare il polso. Io dico, perdona a noi i nostri peccati, oppure dico, rimetti a noi i nostri debiti. C'è differenza? Se io dico no, sono dogmatico, nel senso che dico, c'è il perdono, sì, c'è il perdono, sì, allora dove sta la differenza? È chiaro? Il biblista ti dice, no, guarda che c'è una grossa differenza, perché è vero che c'è il perdono in tutti e due. Ma nel secondo si presuppone che ci sia stata un'alleanza, nel primo no. Cioè, nel secondo caso, rimetti a noi i nostri debiti, questa espressione tu la puoi comprendere solo se prima c'è stato un dialogo fra di noi. Modestia a parte, in questo caso non ho né vera né falsa modestia, io faccio da Padre Eterno. E voi fate da popolo di Israele. Al Sinai noi abbiamo stabilito un accordo. Io vi ho detto, vi darò una terra, la vostra discendenza continuerà, non sparirete dalla storia, e voi mi avete promesso di osservare i comandamenti. Io vi do, voi mi date. Ma quando voi smettete di osservare i comandamenti e io continuo a darvi, voi entrate in debito. Quando io dico rimetti a noi i nostri debiti, non è il peccato che viene cancellato, ma nel momento in cui io perdono i vostri peccati, ristabilisco l'amicizia dell'alleanza iniziale. E quindi le mie promesse ritornano valide, le vostre anche. Quando io dico invece perdono i nostri peccati, tra te e me non c'è nessun tipo di patto. Io ho sbagliato, tu mi dai una buona lavata, io vai, poi vado per conto mio, tu vai per conto tuo. Sono due mentalità diverse.
se il marito tradisce la moglie, capite che quella colpa, quell'errore, quel peccato va inquadrato in un rapporto fiduciale. Rimettere in piedi la fiducia in quel rapporto dopo, guardate che è faticosissimo. Tu sbagli di fare il 740, l'agenzia delle entrate ti manda la cartella, tu paghi e tutto torna come prima. Tu tradisci la moglie, tradisci il marito, lui ti perdona, lei ti perdona, non torna come prima. Quindi non è indifferente dire perdona noi i nostri peccati, perdona noi i nostri debiti. Un dogmatico dice è la stessa cosa. Sì, ma se tu sei persona seria non puoi dire è la stessa cosa. Perché a livello storico-critico sono due cose diverse, pur essendoci sempre il perdono. Il dogmatico dice, ma a me interessa quello, ho capito io, ma noi non siamo fatti solo di concetti. Siamo fatti di tanti altri elementi. E tenere presente tutti gli elementi fa bene alla salute, a una donna non si può dire allora sei pronta, la uccidi, quell'allora diventa assassino. Se invece dici cara, posso darti una mano? Wow, è diverso, vero? Voi dite, però Don Renato è solo questione di forma. No, è questione di animo. Perché in quell'allora sei pronta, io sto dicendo, mi fai perdere tempo, sei sempre in ritardo, non sai organizzarti, sei una rompi. Non voglio conoscere segreti familiari. Per l'amor di Dio, un'altra volta farò un altro esempio. Nel secondo caso, invece, si sta a dire sono a disposizione tua, non sto brontolando, non mi scoccia che tu sia in ritardo. Capite la differenza? Quindi la sostanza è tu sei in ritardo, la sostanza è questa. Ma nel primo caso diventa odiosa la constatazione, nel secondo caso diventa carina. Sì? Ecco, vi ho spiegato la differenza fra il teologo e il biblista. Alla fine, quando ho finito di spiegare, sottovoce dice, professore, meglio di no proprio. Perché noi non faremo mai dogmatici. I dogmatici hanno una capacità formidabile di organizzare in schemi enormi delle verità che sono estremamente articolate. Però loro hanno altri procedimenti tecnici, hanno altre fonti, le vedremo dopo, adesso il caffè è più sacro. E quindi certe cose non le colgono, perché loro badano alle grandi sintesi. Anche noi, però ci arriviamo un bel pezzo dopo. Va bene, vedremo. Ma per forza, altro è il cardiologo, altro è il chirurgo. Tutti e due medici, sì, tutti e due medici, tutti e due per la nostra salute, sì, tutti e due per la nostra salute, ma wow, che differenza. Uno risolve tutto col coltello in mano, l'altro no. Non confondete mai il dogmatico con il biblista. Mai. Buon caffè.